Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, recita così il detto popolare. In realtà questo accadeva un tempo, quando la santa era venerata proprio in corrispondenza del solstizio d'inverno, il giorno con il minor numero di ore di luce, ovvero quello che coincide con il momento in cui il sole tocca il punto più meridionale del suo giro annuo intorno alla Terra, sorgendo tardi e tramontando presto. Secondo la leggenda, Lucia portava cibo e aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa, usando una corona di candele per illuminare la sua strada e lasciare le mani libere. Lucia è la patrona della città, vittima della grande persecuzione dei cristiani voluta dall'imperatore Diocleziano. Guarì la madre da una grave malattia e rifiutò di sposarsi. Il promesso sposo la denunciò come cristiana, fu incarcerata, torturata e arsa al surrogo, ma sopravvisse alle fiamme, così morì per decapitazione. La festa di Santa Lucia viene celebrata in tutta Italia, con particolare devozione in Sicilia, a Siracusa, di cui è patrona, dove il 13 dicembre una statua in argento contenente le sue reliquie sfila per le strade prima di tornare al Duomo. Anche a Caltanissette, nella sua chiesa, la santa è stata festeggiata con cinque messe ed una è stata presieduta dal vescovo Mario Russotto. La festa di Santa Lucia è sentita in tutto il mondo, in modo particolare nella nostra Sicilia, perché è una santa siracusana dell'inizio del IV secolo, del 300, e questa donna va controcorrente perché fa due scelte difficili in un tempo difficile. La prima è la scelta della verginità. Lei voleva darsi totalmente a Dio, il coraggio dunque di mantenere puro il proprio corpo contro una corrente edonistica che spingeva tutti così a vivere nella dissolutezza. E la seconda è la scelta dei poveri. Lei vende le sue ricchezze e li dà ai poveri. Possa Santa Lucia aiutarci a vivere il coraggio del martirio, delle nostre idee, il coraggio del martirio nella forza della fratellanza universale.